Dopo le vittorie rispettivamente su Cinisello e Casteggio, il Pavia ed il Meda si affrontano al Fortunati nell'anticipo del sabato sera. Tanta la voglia di confermare il risultato della prima giornata e mantenersi quindi a punteggio pieno. Lo 0-0 dura appena 10 minuti con Bertelli che nonostante la marcatura riesce a trovare il vicino Dugur che di prima intenzione trafigge Aiello. 1-0 Pavia e primo gol in campionato per lo svizzero dopo le due marcature realizzate in Coppa Italia. Il Meda si fa avanti e prova a reagire. Ambrosini in acrobazia cerca Calmi che non trova la deviazione vincente. Lanzarini riprova a trovare il numero 9, ma la palla viene allontanata e l'azione sfuma. Ma 2 minuti più tardi i Brianzoli hanno l'opportunità per pareggiare, con l'arbitro Ganim che assegna un rigore per questa marcatura ritenuta fallosa di Pecorini su Calmi. Sul dischetto si presenta proprio il classe 99 che batte Cincilla e ristabilisce la parità. Terzo gol stagionale per l'ex Gian Erminio, anche in gol in campionato dopo le due reti in Coppa. I bianconeri rischiano di rovinarsi da soli qualche istante dopo il gol del pari. Galli regala la sfera a Perna, che però colpisce male e manda alto sopra la traversa. Il Pavia però non molla e continua a cercare il 2-1, ma dopo il cross di Mereu la deviazione di Dugur esce di pochissimo, così come viene deviata quasi sulla linea il colpo di tacco di Perna. Nelle immagini il Pavia avrebbe un'occasione enorme per andare a concludere in porta, ma il direttore di gara afferma tutto per un fuorigioco alquanto dubbio su cui lasciamo a voi la decisione finale con tanto di replay. Andiamo quindi nella ripresa dove i padroni di casa lamentano questo intervento come un rigore non concesso. Il Meda invece cerca il gol con Lanzarini, ma Cincilla attento e devia in angolo. Gli azzurri rispondono con un cross di Nucera per Bertelli, con la sfera che però manca allo specchio della porta, non di molto. Pavia che sfiora nuovamente il vantaggio con questa rovesciata clamorosa di Panigada, ma il doppio palo sfortunatissimo nega l'urlo di gioia del Fortunati. Il gol però arriva grazie al lancio di Bertelli che trova l'incornata perfetta di Perna, palla sotto all'incrocio e nuovo vantaggio del Pavia. Primo gol ufficiale in maglia azzurra per l'ex Gian Erminio, che si prende gli abbracci da parte dei compagni e gli applausi del pubblico. Passano 3 giri di lancette ed arriva un altro episodio che divide molto i pensieri. Contatto crea Simeone che l'arbitro Ganim punisce con il secondo rigore in favore dei Brianzoli, tra la disperazione e la rabbia dei pavesi. Dal dischetto sempre Calmi che è glaciale ed insacca le spalle di Cincilla per il 2-2 del Meda. Doppietta personale per Samuele Calmi, che sale così a 4 reti tra tutte le competizioni. Proteste delle Pavia che aumentano dopo questo intervento con i pugni di Aiello su Panigada, con l'arbitro Ganim che lascia correre. Azzurri che prendono d'assalto l'area bianconera per trovare il gol vittoria. Panigada trova Perna che non riesce a concludere, ci prova in qualche modo Bertelli, ma la palla colpisce il palo tra l'enorme disperazione di giocatori, tifosi e dirigenza. Dopo i 5 minuti di recupero assegnati, l'arbitro fischia la fine del match. Il Pavia, dopo un'ottima prestazione, si porta a casa un punto amaro contro il Meda, che resiste agli attacchi azzurri e trova 2 volte il pari grazie ai 2 rigori concessi. Prossima gara del Pavia, la trasferta in quel di Legnano. Gara casalinga invece contro l'Assestese per il Meda di Giovanni Cairoli.